Mi scuso per il problema di prima, vediamo di recuperare ora. Lasciamo questa musica di sottofondo, poi la skippiamo, la saltiamo immediatamente. Ma ci introduce al tema, visto che stavo prima cercando di parlarvi di slow journalism, giornalismo lento, di approfondimento che si può fare sulla rete e delle forme dei web documentari, e poi vedremo come anche con la regione abbiamo cercato di realizzare prodotti che vanno su questa, in questa direzione. Dicevo, esperienze di prodotti multimediali di questo genere sono nati negli Stati Uniti nei primi anni di questo millennio, del 2000, ma questo web documentario sui 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, io lo ritengo un esempio importante di come si può fare informazione multimediale oggi in Italia, seppure in questo caso in lingua inglese, per una diffusione più ampia. Se ci fate caso, nei crediti in alto di questo portale che vedete trovate una ONG che è Peace Reporter, trovate un editore che è Becco Giallo, oggi acquisito da Fandango Libri, trovate un'agenzia fotografica di Milano, ovvero gruppo di giornalisti, fotoreporter, freelance che si sono messi insieme a lavorare su un prodotto complesso. Saltiamo questa musica d'ambiente e già vediamo come l'audio ci colpisce, per quello ci tenevo particolarmente a dare voce a questo video. Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. E questa è la voce di Enrico Necker, allora Presidente della Repubblica Democratica della Germania, proprio il giorno del gennaio 1989 per la caduta del muro di Berlino. Bene, Matteo Scanni e Angelo Miotto, che ora invece animano un altro prodotto di slow journalism che si chiama Q-Code Magazine, che trovate online, Q-Code Magazine, che è un giornale online nativo per iPad, hanno invece realizzato questo viaggio andando a cercare i giovani ventenni, i giovani che oggi, che allora nel 2009 avevano 20 anni dalla caduta del muro di Berlino. Trovate facilmente questo web documentario in rete, The Iron Curtain Diaries .org, lo trovate facilmente, quindi non sto a perdere tempo, anche perché il mio obiettivo era un altro, ma mi premeva fare vedere come si può realizzare un prodotto, fra l'altro a basso costo, non hanno speso più di 4-5 mila euro per realizzare questo viaggio nell'ex Unione Sovietica. Dicevo, mettendo insieme diversi linguaggi, video, immagini, grafica. Con loro, oltre a un cameraman, a un giornalista, c'era anche un illustratore che si chiama Davide Toffolo, molto conosciuto per chi ama la musica, il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, insomma per chi conosce un po' l'ambiente. Davide è andato con loro a disegnare e ha riportato, mentre intervistavano delle persone, riproduceva i loro volti. Se non ho sbagliato link, questo è un esempio. Mi chiamo Alissa, ho appena compiuto 33 anni. Sono nata a San Pietroburgo. A San Pietroburgo ho vissuto 13-14 anni. Sì, mi ricordo molto bene dell'inverno in Russia, perché non c'era la luce. Perché si andava a scuola e la luce non c'era, si usciva. Va bene, sfumo, non c'è tempo di guardarlo, vi invito ad andarvelo a cercare in rete, trovate esperienze anche più recenti, però questo mi sembra ancora oggi, dopo 4 anni, una prova, una sperimentazione di web documentario interessante. Ecco, per venire al senso del nostro incontro di oggi, nel nostro piccolo, anche noi con la regione Emilia-Romagna abbiamo cercato di mettere insieme dati, voci,
numeri, persone, storie, narrazioni o storytelling se preferite. Allora, già alcune cose le avete viste poco fa guardando la guida all'informazione sociale per l'Emilia Romagna, altre ne abbiamo realizzate che sono tutte rintracciabili sul sito Emilia Romagna Sociale. Una di queste è questa mappa multimediale delle disponibilità dei servizi per l'infanzia, dei nidi nella nostra regione. E per cercare di avere tutti i dati, l'abbiamo detto in un colpo d'occhio, soltanto cliccando sul mouse su questa mappa della regione Emilia-Romagna. Non è un lavoro troppo complesso, certo serve avere una base dati, mettere in ordine i numeri su Excel e poi avere uno sviluppatore che realizza questa mappa. In questo modo è possibile sapere la tipologia dei servizi disponibili in regione, quanti sono i posti pubblici, ovvero il 73,93% dei posti disponibili, la popolazione in età 0-2 anni, gli altri servizi educativi, i posti privati convenzionati che ammontano in regione Emilia-Romagna al 10,12%. Dopodiché si può andare, torniamo sui nidi, andare a vedere quanti sono i posti disponibili per ogni comune della nostra regione, tranne per i comuni troppo piccoli dove per motivi di privacy, dove ci sono soltanto uno o due bambini presenti, abbiamo eliminato i dati. Provincia di Bologna, 245 nidi su un totale, scusate, ho perso il link, vediamo se lo ritroviamo, ci vuole un attimo, su un totale di 297 servizi, ovvero l'82,49%. Se andiamo su Modena possiamo ingrandire e trovare altri numeri, ecco qua, vediamo se appare comune di Modena, 54 nidi su un totale di 58 servizi, ovvero il 93,10% di posti disponibili nei nidi della regione Emilia-Romagna. Chi vuole può andare a approfondire andando a cercare comune per comune, per provincia o anche per distretti le cifre che gli interessano, e in un solo colpo d'occhio, senza dover andare a scartabellare troppi dati, è possibile avere un'immagine complessiva di com'è la situazione dei nidi per l'infanzia nella nostra regione e i posti occupati. Dicevo, numeri, persone, storie. Ecco, anche per le storie, prima Stefano citava un'altra parola complessa, che è quella di esperienze generative. Siamo andati a raccontare delle storie che intrecciano il lavoro della pubblica amministrazione, quello del terzo settore, quello dei privati, dei cittadini, delle fondazioni, delle banche, degli imprenditori. E in questo caso abbiamo raccontato un'esperienza, ne ho scelta una fra le tante che abbiamo realizzato su Bologna, dei cosiddetti architetti di strada, un'esperienza a quartiere San Donato di lavoro comune fra professionisti, cittadini, gli enti locali, il supporto della regione. Ne vediamo un breve spezzone, non c'è tempo di vederlo tutto, c'è questa intro un po'. Scusate. Dove siamo fisicamente? Sulla Terra. Sì, sulla Terra. Beh, bravo, mi segua. Sì. Sulla Terra, ma dove siamo fisicamente? In un orto. In un orto col contorno. Un orto con... Condominiale. Bravo, condominiale. Quindi vuol dire che è un orto in mezzo a un condominio. E poi invece il condominio è una serie di condomini che è detto quadri là e quadri lì. Sì, e quadri qua, quadrilatero. Quadrilatero unico, quadrilatero. Il quadrilatero fuori porta è un progetto che nasce alla fine dell'anno scorso, in inverno. Siamo stati contattati da un gruppo di residenti che avevano in animo di iniziare un percorso di riqualificazione di questi spazi. Si è partiti dall'esigenza di
in qualche modo anche di rivendicare un'attenzione dell'amministrazione pubblica con l'intenzione di partecipare comunque alla gestione di questo patrimonio pubblico. Ci siamo trovati con la richiesta di questi residenti di recuperare parte o tutta la qualità di questi spazi, intesa come qualità architettonica del verde, degli arredi, degli elementi di completamento, ma anche qualità di vita, di riferimento, possibilità di identificazione delle persone con questi luoghi. Spesso e volentieri in questa società purtroppo la socialità non è tanta, i conflitti sono tanti e abbiamo provato a mettere insieme diversi soggetti, cittadini che abitano qua, architetti di strada, l'Università di Agraria con la quale abbiamo stipulato una convenzione per vedere se attraverso l'utilizzo degli spazi comuni si poteva mettere in campo un nuovo modo di conoscersi, di abitare e di stare. Abbiamo concordato con loro di realizzare un giardino aromatico. A maggio abbiamo realizzato la festa di avvio. Vi interrompo perché non c'è il tempo di guardarlo tutto. Trovate queste storie sul portale Emilia Romagna Sociale, ce ne sono molte declinate, alcune in solo testo, altre gallerie fotografiche e molti, molti video. Per questo ringrazio Manfredi Riparotti, Ambra Notari, Antonio Saracino, che hanno lavorato a questi prodotti, Erika Ferrari, tutti i colleghi miei e di redattore sociale che nell'anno passato, in particolare in questi primi mesi, hanno lavorato a questi video e filmati in varie forme testo, grafica, audio e video. Chiudo perché non ho molto tempo, voglio dare spazio agli interventi importanti che seguono dopo con una considerazione. Già prima lo ha citato Carla Chiappini Kapuscinski, lo voglio solo citare io brevemente per un aspetto a cui tengo particolarmente, che dà il senso anche al nostro mestiere. Io non solo io credo e spero, non credo nel giornalismo che si limita a raccontare le storie, a dire io sto a guardare e racconto quello che vedo. Io penso che un giornalista debba avere anche un dovere morale di provare a risolvere quei problemi che va a raccontare. Kapuscinski lo chiamava appunto giornalismo intenzionale, cioè raccontare le storie, denunciare i problemi, ma fare in modo che quei problemi, a chi spetta, che sia un assessore, un presidente del consiglio, un ministro degli interni, un presidente di quartiere o chiunque altro, poi debba faccia in modo di intervenire, vada a risolvere quel problema. Quindi io penso che il nostro lavoro debba denunciare, raccontare, narrare con tutte le forme che la tecnologia oggi ci dà la possibilità di utilizzare, ma soprattutto cercare di migliorare le nostre vite, il nostro benessere, le nostre città, i nostri quartieri. Questo dà ancora un senso, visto che siamo un corso di formazione, al nostro mestiere. E Kapuscinski, indimenticato raccontatore dell'Africa, prima giornalista bianco che ha raccontato l'Africa, scomparso nel 2007, ci ha insegnato e ci ha lasciato, mi piaceva rimarcarlo. Credo, ma ci dirà se sbaglio, che ha il lavoro di Gabriele Del Grande, che parlerà fra poco, vada, penso e credo, nella stessa direzione. Grazie, ora la parola agli altri relatori.